Ciao ragazzi, sono Alessio e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Dream League Soccer 2016. Siamo qui per lo speciale 350 iscritti ed oggi siamo qui per farvi vedere un po' questo gioco che non mi ricordo se ho portato già un episodio nel canale, ma mi sembra di no. Quindi oggi sarà, diciamo, una specie di cazzeggio perché non volevo fare una serie, cioè non è un... Cioè, poco fa ho perso anche due partite perché si è buggata la registrazione, quindi non importa se perdo. Questo è uno speciale, quindi godetevelo tutto, sa che cosa succederà. Per quello che succede mi raccomando lasciate like e arriviamo almeno a 15 like per questo speciale. Oh Cristo, stavo già perdendo. Perfetto, 15 like per questo speciale, mi raccomando, io intanto vi ringrazio tantissimo, mi raccomando iscrivetevi ancora, siamo al road to 500 iscritti, tu ti devi togliere intanto, eppure tu ti devi togliere. L'avete capito che si deve togliere? Ma non l'hanno capito che si deve togliere, infatti come vedete Andreolli, che non è, cioè dovrebbe essere giocatore dell'Inter, però vabbè. Comunque questo Andreolli ci ha fatto subito gol, mi raccomando Andreolli iscriviti, se no ti uccido Esprimi il tuo veramente. malessere, Allora sei un po' ragazzi, andiamo a patetico, fare il gol perché dettare tu legge come la passi fossi dietro, un giusto perché ti spaventi. Che politico, col schifo tuo stai facendo computer su tu? internet, Ma mettiti l'avete visto che è morto comodo, pure da con solo? Buh, non tanti lo so idioti ragazzi. come te, internet odi, Boom, lo sì, fai dai proprio tempi dei perfetto, guardala quello fascisti come minchia gli ha tolto anonimi, palla. E l'educazione qualcuno vi ha messo demente, la palla insulti di là, infacili, no? Forse non l'hai commenti inutili. vista. Gli occhiali e i giocatori di calcio non ce l'hanno, quindi ragazzi come Insultami, fanno a vedere la palla? pensieri Che schifo di infami, passaggio era! Ora però me lo spieghi, non ti preferenze, preoccupare che me lo devi che cosa spiegare. fare non Ovviamente noi saprei, abbiamo il nostro rompiamo il portierone cazzo al Navas, che VJ, non ci può mai usa tradire, vero? il tablet. Dobbiamo fare almeno un altro gol. Ragazzi, se vinco almeno 3-1 o anche di più, dovete arrivare a 10 like in un giorno. Se ce la facciamo. No, non vi preoccupate, non mi sono bloccato. È soltanto che mi ha dato un cartellino giallo. Dico, siamo ancora a 30 minuti di gioco. Già un giocatore ammonito. Poco fa ho fatto una partita che l'ho persa e ne avevamo tipo 11 giocatori contro 9. Poi ditemi se è normale. Ehi! Con calma, tu, ma proprio con calma ci è andato. E mi ha colpito quasi il palo, quindi ragazzi dobbiamo stare attentissimi. Soprattutto perché quello sta crossando in mezzo. Attento! Bravissimo! Bravissimo portiere di merda, vai, 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 vai! Come minchia ha fatto a prendere la palla? Perché ho fatto sto schifo di passaggio? Per favore, che schifo fa Ibrahimovic? Ma l'avete visto? Prendi la palla, prendi, coglione. No, vabbè, dopo questo c'è cosa di spararsi in testa. Ragazzi, l'avete visto? ciao. Sì, vabbè, ma... Allora, riflettiamo. Sta andando come la partita di prima. Poco fa ho fatto una partita dove ho perso tipo 2-1 se non sbaglio, perché già me lo sono dimenticato. E mi hanno espulso due giocatori. Ditemi che non è la stessa partita, eh? Perché potrebbe anche capitare di fare una partita uguale all'altra di prima, quindi non ci facciamo caso allora. Pelle passa subito a qualcuno. Kane, non è quello originale. Tira! Bravissimo! Bravissimo, è sicuro meglio di un gol, dai. Cioè, meglio di un gol perché forse si è sforzato tantissimo per fare quel tiro là che non ci riusciva manco se moriva. Che cazzo hai fatto tu? Guardate come lo smarchiamo. Crossiamo in mezzo, ovviamente siccome il portiere è un nostro giocatore, l'abbiamo acquistato per 2 euro, il portiere dovrebbe fare gol, però siccome è un coglione va a segnare dall'altra parte. Ora tu mi spieghi poi come minchia fai a passarla malissimo. Attenzione, il tiro, no? Ma perché? Ma vedi che, me la vedete che allora è un nostro giocatore, il portiere? Come mai gliela passano tutti?
E ci sarà un motivo, no? Non è che i giocatori possono essere drogati a passarla al portiere. Ora, se tu non mi segni sto minchia di gol, ti sparo. Ecco, datemi una pistola, un fucile, una cosa del genere, perché lo devo sparare. Di testa ce la fai? No. Sì, ma il passaggio anche meglio lo potevi fare, no? Ecco, soprattutto perché è fuori gioco, perché l'avevo visto anch'io, perché era andato tipo a Genova a prendere quella palla, poi è ritornato, non lo so, a Bologna, che ne so, ditemi una città dove ritornare. Ovviamente lui tira la palla sopra al compagno là di all'avversario, ovviamente questo, se non è gol, veramente c'è cosa da non esistere più nel pianeta Terra. Infatti è quello che sto andando a fare. Mi raccomando, dopo questo video non cercate altri video di Alessio 15, perché io non ci sono più, mi vado a suicidare. Dopo quella cosa che ho visto poco fa, veramente c'è cosa da farlo tre volte. E quando ce la prendete sta palla, no, va con comodo, dai. Oh, forse uno si è che schifo stava facendo il portiere. Che schifo stava facendo il portiere, davvero. Ragazzi, qui voglio spiegare. Qua voglio spiegazione. Se tu mi vai a fare un altro gol, può darsi che la partita la vinciamo, no? Ma che dici? Ma può essere che, siccome stai vincendo 2-1, può essere che la partita è nostra? No, ma che dici? Bravo, calcio d'angolo, sicuramente è migliore di un gol, no? Ora, io devo segnare di testa, ce la devo fare. Vai Ibra. Vai qualcuno di là. Che cazzo stavo facendo? Ma l'avete visto? Ma dai. No, vabbè ragazzi, la partita è finita comunque, dai, 4 minuti durava il supplementare, anzi dobbiamo ringraziare l'arbitro. Ci vediamo alla prossima partita. Eccoci qua alla seconda partita di oggi contro la Roma. Ciao Dexter, ciao Mike, ciao Roma. Allora, siccome la Roma un attimino, forse anche troppo scatenata, direi di coprire la porta intanto, portiere. Fai il tuo mestiere almeno, se no non ti pago. Tu la passi a lui che è là sotto, quello dovrebbe correre, almeno lo pago per questo. Ibra, è tutto sulle tue mani, anzi sui tuoi piedi. Mi raccomando, aggiustali. La prossima volta che cazzo stavo facendo? Portiere di merda, quello che mi pare il pallone. Ma come ti permetti a prendermi la palla? Cioè, peccato che non ho canzoni tristi, sennò tipo ne metterei per tutta la partita in questo momento. Dopo quello che ho visto, veramente ragazzi, c'è cosa di che ci fa gol, ovviamente, perché ragazzi, lui è pagato per fare i gol. Ma dai, ci proviamo, no, a pareggiare di nuovo. Ovviamente se la partita finirà come prima, ovviamente non gioco più a sto gioco, no? Sarebbe la cosa ottima. Ma mi prendi per il culo? No, ma dico, mi prendi per il culo? Forse, ah vabbè, non è italiano, quindi non può capire. Sì, va così. Tira il pallone dove minchia vuoi, ma almeno spostalo dalla nostra porta. Per favore, giocatore alto con i capelli lunghi, prendi la palla, no! Ma no, ma non la... Basta, non devo parlare, perché poi succede sa che cosa. Andiamo a prendere la palla. Ho detto, andiamo a prendere la palla, grazie! Minchia, mi ascoltate, 11 giocatori, 11 merde. Che giocatori di merda, ragazzi. Mi raccomando, almeno voi fatemi felice, lasciate like, perché io sto facendo durare il video più che posso. E quindi mi raccomando, lasciate like. Ok raga, scusate se taglio ogni tanto, ma è per non far durare il video troppo. Comunque guardate a questo coglione cosa sta facendo. No vabbè, che schifo. Ma gli è venuto un infarto in area di rigore? Buh. Siamo al secondo tempo. Ovviamente, siccome quel giocatore è rincoglionito proprio, ma tantissimo, ovviamente... Che culo, che culo, che culo, che culo. Vai, prendi quella minchia di palla, per favore. Vai a fare gol. Ti prego, in ginocchio fai gol. Devo fare... Sì, calcio di rigore, mamma mia, che culo. Che culo, calcio di rigore, non ci credo, ragazzi, se lo sbaglio. Fatemi concentrare, allora.
Pellè è rigorista. Mi raccomando, segna, non fare lo scavetto. Siete pronti? 3. Porca puttana, porca puttana. Ora, se tu me lo pari, dis. Mamma mia! No, vabbè, ragazzi, l'avete visto. Gliel'ho parato. Non ci credo. È la seconda volta che paro un rigore. Perché non mi ricordo, poco fa ho fatto la partita di prima, ho parato. Oppure in questa partita, pure non mi ricordo. Per favore, vai a segnare, ti prego. C'è solo un giocatore davanti a te, smarcalo, ti prego, fai qualcosa del genere. In mezzo non c'è nessuno, prendi la palla, tirala in mezzo, non lo so, fai qua. Mica, però puoi cagare un attimino, non fai crossare un pallone, schifio. Dai, crossa, fai qualcosa, per favore. Ibra! No, come minchia ha fatto quello? Che cazzo sto facendo? Ma l'avete visto? Che sto facendo? Sto vincendo in pratica tutta la partita del secolo. Dopo quello. Dai, provaci almeno a segnare, però Cristo. E prendila sta cazzo di palla. Oh, dai, Ibra, sei veloce. Non puoi non prendere questa palla, per favore, per favore. Fai schifo, veramente. Te lo dico con tutto il cuore. Oh, finalmente qualcuno che ha capito come si gioca a calcio. Forse l'ambulanza è arrivata già in campo per quello che ho steso a terra. Non lo so, ragazzi, speriamo di... E dammi sta palla, coglione. Ma che... No, aspetta, non fare falli, che siamo in area di rigore, no! Siamo al 90esimo, ragazzi, non posso perdere adesso. Ecco, finalmente, è finita qui. Mi raccomando, ragazzi, lasciate like. Spero che questo speciale 350 iscritti vi sia piaciuto. Io vi ringrazio veramente tantissimo. Ci vediamo a presto con un prossimo video. Io vi saluto, ciao ragazzi.